questa importante occasione a cui la sua produzione scientifica è particolarmente ampia e ricca e copre diversi ambiti, tutti gravitanti sulla storia politica del Novecento e sulla riflessione sulla filosofia politica del nostro secolo, e tutta questa ampia competenza disciplinare che ha mostrato nelle sue pubblicazioni sarà messa al servizio del tema di questo pomeriggio, per cui anticipatamente lo ringraziamo, sul liberalismo, sulle sue potenzialità e sul suo significato nelle circostanze attuali. Quindi con grande piacere, a nome della Fondazione Luigi Einaudi, cedo la parola al professor Pierpaolo Portinaro. Grazie Edoardo, buonasera a tutte e a tutti. Vi intratterrò con una riflessione che ha un titolo molto generale, Metamorfosi del liberalismo, generale anche imprudentemente generica, che posso giustificare soltanto a partire dal fatto che non sono un economista, non sono un giurista, non sono uno storico, forse un po' uno storico delle dottrine politiche, e guardo alla storia politica in un'ottica prevalentemente filosofica, e i filosofi si prendono sempre un po' la libertà di usare categorie generali e di procedere per griglie interpretative un po' vaste. Ma oggi vorrei utilizzare questo approccio per mostrarne i limiti, per mostrarne le vulnerabilità, per mostrarne la scivolosità. Liberalismo è un ismo, e degli ismi è sempre bene diffidare, vanno presi con le pinze. Alcuni nel corso della storia hanno mostrato la loro problematicità in modo più marcato e manifesto, per cui tendenzialmente non ci torniamo più troppo sopra, mentre il liberalismo ha goduto per lo più di una buona stampa, e anzi nel corso degli ultimi decenni il liberalismo è diventato un po' l'ideologia di riferimento per famiglie politiche anche di matrice differente, che hanno storie differenti e che sembrerebbero essere anche piuttosto lontane tra loro. E quindi forse è il caso di riprendere il tema tentando innanzitutto una rapida mappatura del campo, e poi qualche affondo per la definizione del problema, muovendo dalla premessa che, nonostante questa fortuna del label liberale o liberalismo, nonostante l'onnipresente richiamo al concetto di libertà, in realtà liberalismo e libertà oggi non godono. Se guardiamo un po' in prospettiva e ci interroghiamo sul futuro più prossimo, quello su cui forse ragionevolmente riusciamo a dire qualcosa, di una condizione di salute ottimale. La cultura politica che sta prevalendo nelle nostre democrazie è il populismo, un ismo che con il liberalismo intrattiene dei rapporti un po' ambigui.
E non è soltanto questo, oltre a essere le nostre democrazie in qualche modo malate di populismo, noi vediamo che soprattutto fuori dall'ecumene occidentale le sirene dell'autoritarismo tornano ad essere forti, generando anzi una falsa credenza che è rimbalzata anche in alcuni dibattiti dell'ecumene occidentale, generando cioè la falsa credenza che quell'ossimoro che è la democrazia illiberale possa in qualche modo funzionare, no? Come modello di organizzazione sociale e politica. Quindi ecco, è a partire già da questo motivo di preoccupazione che forse ha senso interrogarsi sulla complessa vicenda di questo ismo, mostrandone appunto tutte le ambiguità, le ambivalenze, le ombre in fondo anche che lo hanno caratterizzato. E del resto, prima che la riflessione sulla libertà diventasse un ismo, molti pensatori dal mondo antico al mondo moderno hanno segnalato il problema. Vi richiamo soltanto rapidissimamente una battuta di uno dei classici per antonomasia del liberalismo, che è Montesquieu, che nell'undicesimo libro dello Spirito e l'Esprit de Loi ci dice: non c'è parola che abbia ricevuto un maggior numero di significati diversi e che abbia colpito gli spiriti in tante maniere diverse come quella di libertà. E già in fondo Montesquieu sta delimitando il campo in questa sua opera della riflessione sulla libertà. Non sta ragionando di libertà filosofica, di libertà metafisica, di libero arbitrio, eccetera. Sta ragionando di quella che poi chiamiamo libertà civile o libertà sociale. L'indeterminatezza di significato del liberalismo ha innanzitutto a che fare con le sue matrici in tradizioni influenti dell'Occidente. Matrici che sono sostanzialmente due: la matrice pagana e la matrice ebraico-cristiana. Se buttiamo rapidissimamente un occhio, già lì ci rendiamo conto che c'è un discorso sulla libertà nel mondo antico, nelle filosofie pagane, e in quel discorso sulla libertà si delineano già due poli distinti che confluiranno nel liberalismo moderno, ma che appunto non sono affatto coincidenti e che si svilupperanno anche in modi autonomi. Cioè il discorso antico sulla libertà prende la forma o del repubblicanesimo o del costituzionalismo. C'è un costituzionalismo antico. Molti storici lo hanno messo in luce da un celebre antico libro di McIlwain. Il costituzionalismo antico e quello moderno sono diversi, ma certo il problema del governo delle leggi è un problema che connota già il costituzionalismo antico. E la tradizione repubblicana, di cui si è tornati a parlare molto negli ultimi decenni, grazie soprattutto alla scuola di Cambridge, a Skinner, che ci ha proposto tutta una serie di riflessioni sulla libertà prima del liberalismo, ha identificato questa libertà prima del liberalismo nella tradizione repubblicana. Quindi già qui abbiamo due componenti che poi si intrecceranno e confluiranno nella storia moderna del liberalismo. Non mi soffermo nemmeno, perché sarebbe molto più complicato e più lungo e non riducibile a due ismi come quelli succitati, all'altra matrice, quella ebraico-cristiana. Ma qui c'è tutta la gamma dei rapporti tra forme di libertà che investono la trascendenza e forme di libertà che riguardano invece la dimensione terrena. Qui cito semplicemente un passo da un saggio
noto di Arnaldo Momigliano, che definiva il cristianesimo la forma presa dal problema della libertà alla fine del mondo antico. Cristianesimo che scopre una dimensione della libertà notoriamente estranea al mondo degli affari pubblici, ma una dimensione della libertà che poi servirà a innervare il discorso giusnaturalistico generatore a sua volta della cultura moderna dei diritti. Ecco, vedete che già qui c'è un addensarsi di complessità che tornerà a riaffiorare in tutti i passaggi di quello che definiamo il liberalismo moderno. La nascita del liberalismo moderno è già al suo interno connotata da una trasformazione, da qualcosa che possiamo definire una metamorfosi. È la metamorfosi dalla libertà di religione, che è il primo grande tema su cui viene coagulandosi un insieme di dottrine, e la libertà invece dell'iniziativa economica, la libertà dell'economia. Quello che consideriamo tradizionalmente il primo grande classico del liberalismo, John Locke, è paradigmatico per questa coniugazione di due radici che appunto confluiranno in questa prima immagine matura del liberalismo. John Locke è al tempo stesso un teorico della tolleranza e quindi della libertà religiosa, ed è il teorico della proprietà privata a cui tutti i teorici radicali del liberalismo contemporaneo, compresi gli anarco-liberali e gli anarco-capitalisti, di cui dirò rapidissimamente in conclusione, affondano le sue radici proprio in questo ambito. Naturalmente transizione, metamorfosi, perché religione ed economia sono due mondi che non si possono tenere distinti, e la vicenda, l'incubazione lunga del liberalismo moderno a partire dal XVI secolo illustra in molteplici forme questo incontro. In riferimento a questa stagione classica va sottolineata anche un'altra cosa, che il liberalismo appare figlio per un verso dello state building moderno, della costruzione della politica moderna, conseguendosi la libertà come sicurezza, accezione di Montesquieu, proprio all'interno di un ordinamento garantito dalla presenza del potere sovrano, quindi questo lo state building, sotto l'universalità della legge. Ma altresì questo liberalismo, che viene incubando in questi secoli che impropriamente chiamavamo, e gli storici ci hanno insegnato di evitare il termine, l'età dell'assolutismo monarchico, della sovranità assoluta, ma per capirci, oltre a essere figlio di quello Stato che viene rivendicando a partire dalle dinastie centralizzate la sovranità, la prerogativa sovrana per garantire la sicurezza ai sudditi, il liberalismo è anche figlio di quella società per ceti o dei ceti che a quell'assolutismo si contrappone. Ci sono queste due anime che combattono e che ci fanno capire quanto complicato sia il percorso di genesi della visione liberale in questi secoli. Allora, liberalismo per un verso figlio dell'assolutismo che porta la legge e la sicurezza nella società, e attraverso la sicurezza garantisce lo sviluppo dei traffici, quindi il mercantilismo, tutto quel che volete, fino alla fisiocrazia, ma dall'altra parte la lotta, la resistenza dei ceti che si oppongono a quella grande azione di espropriazione
avanzata compiuta dalle dinastie sovraniste, diciamo così, usando l'aggettivo che oggi è diventato così di moda e così piace. Al tempo stesso, altra ambivalenza, il liberalismo viene costituendosi nella rottura di quell'involucro corporativo che caratterizzava la società per ceto. E quindi qui di nuovo potremmo soffermarci a discutere questo problema proprio in relazione all'opera di Montesquieu, a proposito del quale tanto si è discusso, fino a che punto sia un rappresentante del partito nobiliare, fino a che punto invece sia consapevole di tutta una serie di altri fermenti e di necessarie trasformazioni che stanno portando in una direzione altra, e che precipiteranno a breve, e negli anni, nei decenni immediatamente successivi alla pubblicazione del suo Esprit de Loi, quando il liberalismo, che non si chiama ancora così come ismo, diventa un portatore dello Ius Revolutionis, diventa il vettore del diritto di resistenza fino a far precipitare la domanda di riforme, no, che caratterizza il discorso pubblico del Settecento, fino alla rottura rivoluzionaria. Entriamo nella stagione classica, quando i liberali cominciano a essere consapevoli di essere tali. E qui incontriamo un'altra polarità che si riprodurrà in molteplici forme a partire dal Settecento, la polarità tra teorica degli interessi e teorica dei diritti. Noi nel dibattito contemporaneo oggi tendiamo molto a estremizzare questa distinzione e a parlare di un liberalismo degli interessi, tanto per capirci è il liberalismo mercatista, di quelli che guardano al mercato economico, e parliamo d'altra parte di un liberalismo dei diritti, che è cosa molto diversa, e vedremo alla fine che la divaricazione può diventare estrema e in qualche modo addirittura perturbante. La multiformità dell'ideologia liberale ha a che vedere intanto con la infinità di possibili declinazioni del rapporto e del bilanciamento tra queste teoriche, quella degli interessi e quella dei diritti. Analogamente, in questa fase incomincia a profilarsi sempre di più la distinzione tra quello che genericamente chiamiamo il liberalismo economico, il liberalismo etico e il liberalismo politico o politico-giuridico. Sono tre facce di un poliedro che sta insieme, ma sta insieme in forme diverse, dove i singoli autori vengono accentuando ora l'uno, ora l'altro aspetto e proponendo, ripeto, infinite combinazioni e complicazioni. Questo liberalismo classico, che è insieme etico, economico e politico, diventa anche progressivamente consapevole delle tensioni che ci sono tra queste facce del liberalismo. Faccio di nuovo anche qui rapidissimamente una citazione montesquieuiana, il quale, dopo aver esaltato lo spirito del dolce commercio che sta ridisegnando il mondo moderno, però precisa che questo spirito di commercio, se per un verso unisce le nazioni, non unisce anche i privati, e quindi induce in qualche modo questi privati a far mercato di tutte le azioni e di tutte le virtù morali. Ecco che qui inizia la messa in discussione della valenza economica, della valenza, morale di quel liberalismo
economico che invece privilegia con effetti sicuramente positivi l'altra dimensione. L'altro autore di riferimento, e qui avanziamo già all'inizio dell'Ottocento, Benjamin Constant, Benjamin Constant nel suo celebre discours, cui compara la libertà degli antichi con la libertà dei moderni, e in cui incomincia a delinearsi una delle grandi dicotomie che poi hanno tormentato il dibattito più recente sulla libertà, cioè la libertà negativa e la libertà positiva, ebbene Constant anche lui dice: il commercio rende l'azione dell'arbitrio sulla nostra esistenza più oppressiva, l'azione dell'arbitrio più oppressiva. Quindi ecco, incomincia a svilupparsi un discorso autocritico che nel corso dell'Ottocento esploderà conseguenza di quanto è ovviamente storicamente avvenuto con la rivoluzione francese, che è indubbiamente il grande scossone che favorisce il decantare di questa dicotomia libertà negativa e libertà positiva, la libertà dell'autodeterminazione, ma che è al tempo stesso la svolta che favorisce la polarizzazione delle ideologie. Ecco, il secolo degli ismi lo incontriamo adesso, il secolo degli ismi è l'Ottocento, e gli ismi sono accanto al liberalismo, il socialismo / comunismo, il nazionalismo, e poi anche, anche se in una posizione un po' appartata e che richiederebbe adesso un discorso più complicato, più lungo, il conservatorismo. No? Il conservatorismo, che alcuni hanno anche interpretato in realtà come un'ideologia della resistenza della società dei ceti contro l'avanzata della centralizzazione burocratica moderna, Panagiotis Kondylis in primo luogo, e quindi anticipando molto la genesi del conservatorismo, considerandolo cioè non un prodotto post-rivoluzionario, la reazione semplicemente alla rivoluzione francese, ma una reazione all'assolutismo monarchico, alla centralizzazione delle dinastie, che quindi datava da molto prima. Questo è un grosso problema storiografico, anche qui bisogna vederlo nella stratificazione dei suoi effetti. E allora qui incontriamo la parabola ottocentesca del liberalismo. L'Ottocento è di nuovo al tempo stesso il secolo in cui si celebra la vittoria dell'ideologia liberale, ma anche il secolo della grande metamorfosi, il secolo della grande trasformazione, potremmo dire, prendendo a prestito la celebre espressione di Karl Polanyi, quel fortunato libro che in fondo parla di capitalismo e di liberalismo in modo indubbiamente originale rispetto al dibattito coevo novecentesco. Il liberalismo qui, qual è la grande trasformazione? Il liberalismo qui comincia a fare i conti con quelle altre due ideologie principali, socialismo e nazionalismo, e per finire contaminato e in buona parte anche inglobato, fagocitato, soprattutto fagocitato dal nazionalismo. Fagocitato dal nazionalismo. Ho invitato Fiorenzo Mornati discutere con noi su questo tema, e quindi eviterò adesso di parlarvi di Pareto e lascerò a lui l'onere di chiarire il punto. Ma certamente Vilfredo Pareto, grande economista, grande sociologo, interprete del ciclo politico all'inizio del Novecento, è uno degli esempi
più fulgidi, direi, della percezione, della problematizzazione di questa grande trasformazione, di questa metamorfosi di un liberalismo che parte dai dogmi dell'economia politica classica e da tante certezze, che progressivamente viene capitolando di fronte all'offensiva degli stati che vogliono riorganizzare il complesso della società, che si ispirano ad una ideologia che è utilitaristica e quindi, come dirà poi Hayek, costruttivistica, ma già Pareto, insomma, anche se non usa il termine costruttivismo, aveva colto il punto. E l'altro grande autore, anche qui non vi parlerò di lui nemmeno perché il tempo vola, ma è certamente Max Weber, che è l'altro diagnostico di questa trasformazione di un liberalismo che nasce individualistico, anzi nasce portato dallo spirito dell'ascesi protestante, eccetera, eccetera, e finisce per essere un'ideologia dell'organizzazione sociale, finisce per capitolare di fronte alla tendenza, alla spinta, alla burocratizzazione e alla democratizzazione. Weber è particolarmente importante, come sa chi studia sociologia, perché coglie molto chiaramente e sottolinea fortemente il nesso tra processo di burocratizzazione e processo di democratizzazione, riprendendo in fondo, anche se non lo cita mai, non lo discute mai, un'intuizione che è già ben chiara in Tocqueville, soprattutto nel secondo Tocqueville, il Tocqueville dell'Ancien Régime e la rivoluzione. Ecco, Weber ci dice che queste classi politiche che avevano scritto il liberalismo nella loro bandiera si sono dimostrate nel secondo Ottocento incapaci di esercitare un'egemonia, incapaci di governare il processo storico, stanno capitolando di fronte all'offensiva socialista, eccetera, eccetera, e di fronte ad un processo di democratizzazione che favorisce l'autoritarismo, che favorisce le tendenze plebiscitarie e favorisce quindi il cesarismo. Ecco, e qui il liberalismo comincia ad avere di fronte questo spettro di una uscita autoritaria da un corso che invece si era immaginato precedentemente come connotato, guidato dallo stendardo del progresso, della libertà e del progresso. Quindi, ecco, anche questo. La coniugazione di liberalismo e nazionalismo, questa, di nuovo, questo ircocervo ambiguo, è naturalmente però fondamentale per il processo di democratizzazione. Il processo di democratizzazione avviene proprio su questa base, perché se ci pensate, il liberalismo si sposa bene con la democrazia, fin tanto che noi interpretiamo il processo di democratizzazione in senso formale, come consolidamento del sistema rappresentativo, l'allargamento, l'estensione del suffragio, eccetera, ma invece sussiste un conflitto di principio tra il liberalismo e il processo di democratizzazione in senso sostanziale. Il finanziamento del welfare, tanto per dire, finisce per andare a scapito delle libertà che erano state all'origine della domanda di rappresentanza. E questa è la scadenza dei problemi che incominciano a emergere a fine Ottocento e poi diventeranno centrali per il Novecento, sia per il cupo primo Novecento, sia per il più radioso, almeno dei gloriosi 30 anni di secondo Novecento, quello che Dahrendorf chiamerà il secolo socialdemocratico, dove il liberalismo sembra essersi accomodato sotto il mantello della socialdemocrazia e aver perso la sua capacità di innovazione politica.
un'altra svolta. Qui incominciano a destarsi degli spiriti e degli studiosi, capofila, il più rappresentativo di loro è sicuramente Friedrich August von Hayek, che denunciano questa deriva socialdemocratica come un semplice ammansimento, ma nella sostanza qualcosa di non profondamente diverso, da quel collettivismo che ha avuto, che ha vinto la competizione nella prima metà del Novecento e che ha portato al disastro totalitario che nel domani della Seconda Guerra Mondiale persevera, continua almeno in una parte del mondo. E allora ecco che qui incominciamo a vedere un'ulteriore trasformazione, nel senso che affiora l'esigenza di ridefinire l'identità del liberalismo. Hayek lo fa attraverso un'operazione apparentemente conservatrice, anche se lui dice chiaramente nel suo libro sulla Costituzione della Libertà: io non sono un conservatore, il liberalismo è una cosa molto diversa. Però fa un'operazione conservatrice perché vuole restaurare i principi classici del liberalismo, andandoli a prendere nel primo Settecento, va a recuperare Mandeville, va a recuperare Hume, va a recuperare tutto un dibattito anche in parte utilitaristico, ma prevalentemente giusnaturalistico, che si contrappone all'utilitarismo di Bentham e a quello che sarebbe venuto sulla scia di Bentham. Fa questo proponendoci una rilettura della storia del liberalismo binaria, il vero e il falso liberalismo, dove il vero liberalismo è quello individualistico ed evoluzionistico, il falso è quello costruttivistico, tendenzialmente olistico e improntato da un forte utilitarismo. Ecco, l'utilitarismo diventa un bersaglio marcato dei veri, coloro che si presentano come veri liberali nella seconda metà del Novecento, e adesso andando verso le conclusioni lo vedremo meglio. Però Hayek è rappresentativo di questa rinascita del liberalismo classico, ma non si espone ancora a presentare un profilo preteso nuovo, no? che invece sarà l'operazione che altri compieranno. Andranno a rivisitare i classici per proporre un profilo, un'identità del liberalismo diversa, e addirittura escogitando un nuovo label, una nuova definizione, e a un certo punto vi accorgete che il dibattito più recente affiancato al termine liberalism il libertarianism, no? Ecco, liberali e libertari. Parentesina, noi in Italia siamo abituati a ragionare in termini di contrapposizione liberisti-liberali, ma questa è una peculiarità nostra legata al fatto che il dibattito Croce e Einaudi, che è stato un dibattito centrato sul rapporto liberalismo economico-liberalismo etico, è fortemente segnato dalla visione eticistica, no, della storia di Croce, ci ha indotto a tematizzare soprattutto quelle. Ma questo non è il tema del dibattito internazionale. Il dibattito internazionale nel corso degli ultimi decenni sempre di più è stato dominato da questa polarità libertari. Qual è la posta in gioco qui? La posta in gioco è che i libertari rifiutano l'approccio utilitarista di certo liberalismo classico, rivisitano i classici del giusnaturalismo e pretendono di
e pretendono di affermare che il vero liberalismo è una teoria dei diritti, si fonda sulla teoria dei diritti. Paradossalmente, questi autori sono certamente gli ideologi che hanno spinto la rivoluzione reaganiana, la rivoluzione thatcheriana, che è stata chiaramente un'operazione di deregulation economica, ma lo fanno sulla base di un'ideologia tutta giocata in termini di diritti. Ed è questo un dibattito che, guarda caso, prende fiato e vento nelle vele proprio a partire dagli anni 80, che nel dibattito, negli anni 70, che del Novecento ovviamente, che dal punto di vista della rinascita e della ulteriore metamorfosi del liberalismo sono anni assolutamente cruciali. All'inizio di quel decennio esce la Theory of Justice di John Rawls, manifesto del partito liberal. Liberal americano è il liberalismo travestito da socialdemocrazia, o la socialdemocrazia travestita da liberalismo. Nel corso degli anni 70 esce l'ultima grande opera sistematrice, conservatrice, restauratrice del liberalismo classico di Hayek, a cui ho fatto riferimento poc'anzi in tre volumi, Law, Legislation and Liberty. Alla fine di quel decennio, nel 79, esce il manifesto dei libertarians, cioè Robert Nozick, il libro Anarchy, State and Utopia, che è veramente il testo anche filosoficamente più importante, più originale, ed è il manifesto di questa nuova ideologia. E dov'è che batte l'accento della ricostruzione di Nozick, che parte da John Locke, che parte da un testo classico, che parte dalla teoria classica liberale della proprietà di John Locke? Il testo batte sul tema dei diritti, batte sulla questione che il liberalismo non va misurato in termini di efficienza allocativa delle risorse, non è lì la posta vera. Il liberalismo noi lo valutiamo a partire dalla considerazione critica della violenza che l'intervento proprio dei sistemi collettivisti, e qui per collettivismo ovviamente Nozick intende il liberal Rawls, non soltanto i collettivisti storici, ebbene l'intervento proprio di questi sistemi esercitata su un insieme postulato di diritti umani e naturali. Insisto su questo perché adesso sarà la mia conclusione. Riflettiamo sul fatto che oggi, se prestate attenzione a certi anche brutti dibattiti pubblicistici del nostro presente, ci sembra quasi che il lessico della libertà sia solo più nella bocca di certe destre demagogiche e non più dei partiti che storicamente sono più figli della tradizione liberale borghese. Vi cito un passo di Nozick che mi ha colpito rileggendolo proprio in questi giorni, perché ovviamente quando l'abbiamo letto in passato e commentato anche il quadro era diverso. E lui dice: non esiste alcuna entità sociale il cui bene debba comportare il sacrificio del bene di qualcuno. Ci sono solo entità individuali con le loro vite individuali, e usare una di queste vite per il beneficio degli altri significa trattare gli individui come strumenti. Qui è chiaramente riconoscibile la matrice kantiana, l'etica deontologica, ma questa frase poi la potete mettere in bocca a un no vax, a un no green pass, e funziona benissimo per definire la loro ideologia.
no? Ecco, questa ossessione su diritti disincarnati dal contesto, non più calati in quella necessità di bilanciamento tra diritti che caratterizza le democrazie costituzionali isolate, diventano, nel nome di una non strumentalizzazione dell'individuo umano, ecco, questa è una delle trasformazioni a cui il liberalismo sta andando incontro sotto la copertura di questa rivisitazione libertaria, e qui ho fatto solo il nome di Nozick, ma potrei fare molti altri nomi, a cominciare dal massimo teorico dell'anarco-liberalismo Rothbard, la Ayn Rand, e insomma la cultura americana ha prodotto una messe di autori e di opere che vanno in questa direzione amplissima nel corso. Concludo però con una notazione che ci porta a vedere anche l'altro lato di questo dibattito, perché in questi libertari noi abbiamo rivisto quello a cui avevo alluso prima, cioè la polarizzazione tra la teorica degli interessi e la teorica dei diritti. E i diritti vengono appunto sventolati come l'elemento in fondo caratterizzante identitario di questo libertarianesimo, no? Contro alle compromissioni del vecchio liberalismo che era troppo moderato, eccetera, eccetera. Però questa polarizzazione noi la registriamo anche sull'altro fronte, sul fronte delle teorie costituzionalistiche, e direi, io le qualifico come ipercostituzionalistiche, che connotano una parte del nostro dibattito sui diritti contemporanei. E qui in Italia abbiamo un esempio veramente paradigmatico di un grande filosofo del diritto che nella sua radicalità ci porta a interrogarci su queste piroette, su questi salti mortali che il liberalismo è riuscito a fare nel corso della sua storia. Alludo a Luigi Ferraioli, alla sua teoria del diritto e della democrazia. Al centro di questa grossa opera c'è una teoria dei diritti, no? Dei diritti. Qual è l'operazione più originale, significativa, che quest'opera ricchissima, per carità, un'architettura concettuale straordinaria che toglie il fiato? Nessuno fra i contemporanei si è più cimentato in un'operazione così ardita di ingegneria concettuale, nemmeno Habermas, che pure insomma si è spinto molto in là. Qual è l'operazione in fondo? È il distinguere tra due categorie fondamentali di diritti: i diritti fondamentali, Grundrechte, quelli che sono insindacabili, indiscutibili, irrevocabili, eccetera, eccetera, e invece la categoria che lui chiama i diritti patrimoniali, che sono quelli che riguardano gli affari economici, la proprietà, eccetera. Ferraioli presenta questo come insomma, il vero inveramento del liberalismo democratico, ma se andiamo a vedere è il rovesciamento radicale di quello che era il nucleo del liberalismo classico. Per John Locke, teorico classico del liberalismo, ed è la sicurezza del mio corpo, la proprietà e la libertà sono tre termini indissolubili. Non si può parlare di liberalismo se prescindiamo dall'ancoramento delle mie libertà a quel dato che è materiale, a quel sostrato materiale della libertà che è appunto la proprietà. Mentre qui invece la proprietà viene non accantonata, naturalmente no, non è un discorso così di espropriazione pubblica radicale, ma certamente ridimensionata rispetto ai diritti nobili, che sono i diritti fondamentali. Ecco, questa è l'altra.
E io sono un po', ecco, concludo dicendo questo, io sono un po' turbato da questa, come dire, specularità che trovo nell'uso che dei diritti, nell'uso fondamentalista, dirò così, che dei diritti si fa nel dibattito, nelle società contemporanee, da parte di destre demagogiche che difendono l'individualismo in un modo francamente avventuristico, se si pensa quali sono le altre loro coordinate concettuali, e dall'altra invece queste posizioni di teoria costituzionale radicale che si fanno fautrici di un liberalismo democratico radicale. Ecco, chiudo, credo di aver generato un po' di confusione facendo tutti questi rapidi passaggi. Naturalmente il tempo era poco e quindi adesso preparerò ovviamente il testo scritto, ma richiamo per chi fosse già interessato ad avere un po' più di sostanza rispetto ad affermazioni che mi sono forse apparse un tantino stipulatorie e dei passaggi tanto rapidi da apparire delle scivolate, che in un testo di una ventina d'anni fa, una introduzione, anzi no, una postfazione a un'edizione inaudiana, intascabile inaudi, del sopracitato discorso di Benjamin Constant sulla libertà degli antichi e dei moderni, avevo scritto un profilo del liberalismo in cui già alcune di queste questioni che adesso ho solo sfiorato sono trattate. Quindi ecco, per rassicurare che insomma un po' di retroterra questo discorso ce l'ha. E poi per il resto vediamo sulla base delle vostre domande di chiarire. Grazie. Bene, grazie infinite, grazie, avevamo alte aspettative nei confronti della tua conferenza e devo dire sono state pienamente realizzate ed è stata veramente una cavalcata attraverso i secoli, attraverso i temi, non mancando naturalmente di riferimenti all'attualità più stretta di questi anni che mettono in discussione le ridefinizioni dei limiti appunto tra diritti e interessi, collettività, individualità, tutti grandi temi che fanno parte delle metamorfosi del liberalismo. Per discutere questa conferenza, questa Einaudi Lecture, abbiamo chiesto a due colleghi dell'Università di Torino di partecipare, hanno accettato volentieri, di questo li ringraziamo, professor Fiorenzo Mornati, professor Massimo Cuono. Professor Mornati, a cui cederei per primo la parola, è già stato introdotto nel migliore dei modi possibili nel corso della conferenza come grande esperto di Vilfredo Pareto e quindi gli cedo la parola per le sue osservazioni sul testo presentato con tanta vivacità da Pierpaolo Portinaro e seguirà il collega Massimo Cuono. Prego. Sì, ecco, grazie, spero che mi sentiate. Mi sentite? Sì, va bene Fiorenzo, io sento almeno, penso che sentano anche loro. Vabbè, allora posso iniziare. Dunque, io seguo sempre con molta attenzione, con molto interesse pensiero di Portinaro per la sua pacatezza, la sua profondità e la sua estrema ricchezza di vedute. Direi che, almeno alla luce di quanto ha detto su Pareto, che tutto sommato le nostre visioni di questo autore circa il liberalismo convergono. Molto rapidamente ritengo che Pareto si possa classificare come un amante deluso ma fedele del liberalismo. Di tutti gli autori che Pierpaolo ha citato,
Pareto, probabilmente l'unico non di formazione umanistica, ma appunto nonostante questo direi che il liberalismo è stato probabilmente il principale oggetto della sua riflessione. Diciamo nel primo trentennio della sua vita intellettuale, quindi inizio anni 70 sino alla fine del Novecento, Pareto è stato proprio un liberale militante a tutto tondo, nel senso che si è esposto pubblicamente a favore del liberalismo un po' in tutti i settori, cioè non solo in quello economico, come di solito si pensa, ma anche in quello politico, anche in quello religioso, in quello sociale. Insomma, quando era a Firenze, quindi nel ventennio fiorentino, non c'era battaglia liberale che non avesse Pareto come uno degli animatori, ma più ingenui e più, diciamo, appassionati. D'altro canto, appunto, essendo un pratico, Pareto si convince che, si comincia abbastanza rapidamente, che con la sinistra storica la sorte del liberalismo in Italia è segnata negativamente. Ed è questa una delle ragioni che lo spingono ad accogliere con entusiasmo, insomma, la chiamata a Losanna, città di un paese in cui Pareto, anche se fosse un po' esagerando, vede la Mecca del liberalismo. Insomma, lui a Losanna e più in generale in Svizzera, metà degli anni 90, crede di vedere il liberalismo pienamente realizzato. Però appunto è questa situazione sicuramente lo ispira a dare quello che è stato il suo più importante contributo intellettuale, diciamo, al liberalismo, che è appunto la dimostrazione più ampia di quella varrasiana del fatto che la libera concorrenza, quindi il liberalismo economico, è l'unica organizzazione in grado di massimizzare il benessere della società, il benessere materiale della società. Però appunto questo entusiasmo paretiano per il liberalismo, addirittura appunto per la sua realizzazione, viene stroncato appunto nel 98-99 per varie ragioni, insomma, che lo coinvolgono direttamente, e che si concentra su un episodio, diciamo, poco considerato, cioè il fatto che Pareto a Losanna assiste, quindi nella Losanna liberale, assiste all'affermazione dell'alleanza tra il Partito Radical Democratico, il Partito Liberale di Sinistra, e diciamo, la prima versione del Partito Socialista. Ecco, davanti a questo successo, semplicemente ad una elezione comunale, Pareto così sembra essere fulminato dall'idea che proprio che se anche a Losanna il liberalismo fallisce, allora proprio non ci sono più speranze. E così inizia questa la riflessione che poi culminerà nei sistemi socialisti, che lo porta appunto a convincersi, diciamo, irreversibilmente, che il liberalismo non può avere successo semplicemente perché si pone come unico obiettivo quello di sopprimere tutti i privilegi. E in un mondo in cui tutti gli individui, anche tutti i gruppi sociali, mirano solo ai privilegi, un'ideologia del genere non può attecchire. Ecco, questa è la posizione che sviluppa nel sistema socialista e della quale non si scorterà più. Quindi il resto della sua vita, il ventennio appunto che trascorrerà ancora, lo dedica in qualche modo a misurare la distanza tra il liberalismo come lo concepisce lui e, diciamo, le forze politiche che invece, diciamo, si sono sostituite allo stesso liberalismo nella guida un po' dell'Europa. Penso in particolare, ecco, nei primi 15 anni, 14 anni del Novecento, il suo interesse è concentrato sul socialismo. Ecco, socialismo
si è affermato, secondo lui, perché è stato in grado, almeno di convincere, di essere in grado di soddisfare interessi sociali importanti. Fa tutta una graduatoria dei vari socialismi. In questa graduatoria, paradossalmente, predilige il socialismo collettivistico, perché pur ritenendo che non abbia nessunissima chance di realizzarsi, almeno concettualmente vuole difendere l'interesse collettivo. Mentre il suo odiatissimo socialismo di Stato è semplicemente una forma di difesa di interessi particolari, compresi quelli borghesi. Per Pareto il socialismo può essere fermato solo dalla guerra, lo prevede nel 1905-1906 e in effetti i fatti gli danno ragione. E nel primo dopoguerra l'attenzione, diciamo, politologica di Pareto è tutta concentrata con un modo molto compiaciuto sugli attacchi molto pericolosi, per non dire letali, che vengono portati alla democrazia. Cioè, paradossalmente Pareto apprezza un po' alla sorella anche sia il bolscevismo sia il fascismo come appunto due tentativi efficaci di contrastare quella democrazia che lui ha sempre detestato, perché l'ha sempre vista un po' anche un po' la Mill, se non dico sciocchezze, come la dittatura di un gruppo sociale particolare costituito dai politicanti. E quindi, diciamo, Pareto in particolare con riferimento al fascismo, sicuramente, diciamo, negli ultimi mesi della sua vita avrà un atteggiamento, diciamo, di blando favore, ma semplicemente perché vede nel fascismo la realizzazione dell'antidemocrazia, sperando che questo atteggiamento antidemocratico però sia compatibile col liberismo, col liberalismo minimalista cui diciamo sul quale si è adagiato dall'inizio del secolo. Il liberalismo minimalista che si riduce alla libertà di espressione. Infatti nei suoi ultimi articoli pubblicati sulla nuova rivista personale di Mussolini, cioè Gerarchia, Pareto proprio con forza ammonisce, diciamo, il regime che si sta profilando a rispettare la libertà di espressione. Ecco, si commetterebbe un gravissimo errore se si impedisse, per esempio, di parlare di Marx all'università. Insomma, tutte le opinioni devono avere, anche in un regime, diciamo, autoritario, antidemocratico, la possibilità di esprimersi appunto liberamente. Ecco, a questo liberalismo minimalista, questa impostazione, questa concezione molto ridotta del liberalismo, mi pare che si riduca la lunga relazione che Pareto ha con questa ideologia. Poi appunto vorrei approfittare per chiedere a Pierpaolo Portinaro una cosa. Se nella sua appunto lucidissima ricostruzione della storia del liberalismo ha pensato di occuparsi anche di Jean-Jacques Bourlamaqui, questo diciamo precursore di quel protestantesimo liberale che è stato, diciamo, un passaggio abbastanza interessante della storia del liberalismo, perché appunto mette in discussione quel protestantesimo che è stato comunque, come già come ricordato anche da Pierpaolo, sicuramente una delle radici del liberalismo. Bourlamaqui, fine 600-700, contesta, diciamo, la distorsione conservatrice che il protestantesimo ha avuto a Ginevra e appunto propone invece una visione più aperta che poi appunto nel corso della vicenda ginevrina si afferma. Ecco, mi scuso per la brevità di questo intervento, ma diciamo era quello che mi sentivo di dire a modestissimo complemento, diciamo, della splendida esposizione di Pierpaolo.
Grazie infinite, tutt'altro che breve e molto, molto interessante queste osservazioni che riguardano appunto Burlamaqui e la possibilità di interpretarli come interpretare gli scritti di questo giurista svizzero come una, diciamo, pietra fondativa di questa tradizione di cui Pierpaolo Portinari ha mostrato le metamorfosi e gli sviluppi. Chiederei a Massimo Cuono di aggiungere le sue osservazioni a queste del professor Mornati. Prego. Buonasera, ringrazio di questo invito, che è un invito, credo, ne abbiamo già discusso un po' con Pierpaolo anche scherzosamente, di portare la voce in qualche modo del liberalismo di sinistra, un liberalismo che a forza di andare a sinistra, forse tanto più liberalismo alla fine neanche più è, ma di questo credo che discuteremo. E mi piacerebbe ripartire proprio dalla premessa e dalla conclusione del discorso di Portinaro. La premessa sul populismo in Occidente e le cosiddette Occidente e le fascinazioni nei confronti degli autoritarismi fuori dall'Europa. Tenute insieme, credo, queste due dimensioni da una spinta essenzialmente di tipo antipluralista. Pluralismo è una parola che non è venuta fuori, ma che sicuramente potremmo usare per arricchire ancora il discorso già molto complesso e molto variegato che ci ha proposto Portinaro a proposito del liberalismo. Per rimetterla un po' in prospettiva, questa conclusione, le minacce, potremmo chiamarle così, le minacce esterne al liberalismo che vengono dalle destre demagogiche e populiste, metterle un po' in prospettiva con la conclusione sulla possibilità dell'eclissi del liberalismo, la sua nuova torsione o trasformazione, ad opera invece di forme di ipercostituzionalismo, in riferimento a Luigi Ferraioli, sul quale un po' mi dilungherò pur non volendone fare una difesa d'ufficio, ovviamente. Apprezzo in realtà l'espressione ipercostituzionalismo, perché invece avrei criticato l'etichetta che spesso gli viene attribuita di neocostituzionalismo. Secondo me quella è una storia tutta diversa, ma credo che siamo d'accordo su questo. E le spinte queste delle tendenze di costituzionalismo, di ipercostituzionalismo, non sono spinte antipluraliste, tutt'altro, sono spinte di bilanciamento di alcuni capisaldi del liberalismo classico con altre esigenze diverse e diversificate, sulle quali tornerò tra un attimo. E quindi partirò essenzialmente, il mio brevissimo intervento avrà due parti, una parte centrale un po' più cospicua sulle minacce interne, quindi sull'ipercostituzionalismo di Ferraioli, per poi tornare invece alla questione delle minacce esterne e della trasformazione, la mutazione del concetto di libertà nei movimenti, usato dai movimenti populisti. Ovviamente ho apprezzato moltissimo la ricchezza della ricostruzione di Portinaro, che ha messo ben in evidenza la difficoltà di ricondurre sotto una definizione minima e univoca una famiglia così antica, la più importante, la più antica ideologia in senso stretto della modernità e il liberalismo, e che tenga insieme le grandi teorie che dal 600 a questo punto, se vogliamo ripartire da Locke, fino ad oggi, si devono conciliare, vanno un po' discusse in prospettiva con le esperienze politiche che sono state definite, sono state etichettate con la parola liberalismo, quindi da Hayek a Ferraioli, da Roosevelt a Thatcher. Il tentativo di definizione, sia pur minima, ovviamente definisce il nostro modo di pensare il liberalismo. La definizione che diamo è frutto della nostra interpretazione, quindi della valorizzazione inevitabile di alcune correnti su altre, di alcune esperienze su altre. Quando parlo ai miei studenti del liberalismo, in classe, a lezione, anch'io insegno filosofia politica come Portinaro, metto in particolare evidenza la dimensione dei limiti al potere. Questa è un po' l'anima, in qualche modo, del liberalismo così come lo intendo io. I limiti al potere soprattutto politico, ma forse non solo, ci ritorneremo alla fine, che accomuna da questo punto di vista Locke essenzialmente e sicuramente Montesquieu, che più volte è stato citato, perché in Montesquieu c'è il dolce mercato, alcuni, come dire,
correttivi quasi aristocratici, ma c'è sicuramente la radicale critica al potere. Tiene insieme Costant e John Stuart Mill, che non è stato citato, ma che sicuramente andrebbe inserito in questa genealogia del liberalismo. Una concezione, quella di questi autori, pessimistica nei confronti del potere, che, come dice Montesquieu sempre in quel libro undicesimo, sempre citato, abuserà delle proprie prerogative estendendosi, espandendosi finché non troverà dei limiti. Da lì la famosissima teoria della separazione dei poteri, celeberrima. Ovviamente però anche la nozione di limite, interpretare il liberalismo attraverso la nozione di limite è già un'interpretazione ovviamente che prende una certa direzione, alla quale dovremmo aggiungere ovviamente che anche su che cosa dobbiamo intendere come limite al potere probabilmente non c'è perfetta sintonia in questo ambito così variegato come il campo liberale. Mentre io per esempio potrei sostenere che il costituzionalismo di Ferraioli è ancora di fatto in linea, da questo, o almeno da questo punto di vista, con l'ideale classico della limitazione del potere, proprio in ragione dell'istituzione di garanzie nei confronti della cosiddetta, quella che Ferraioli chiama sfera dell'indecidibile, cioè ciò in cui il potere politico, una sfera in cui il potere politico non può prendere decisioni perché è garantita dai diritti costituzionali, tra cui ovviamente anche i diritti di libertà, questo è ovvio, che dal mio punto di vista la mette forse in più in tensione con la teoria democratica che non con il liberalismo, l'istituzione di questa sfera dell'indecidibile, un po' ipertrofica effettivamente se andiamo a leggere i testi di Ferraioli. Credo poi che la stessa tensione con una uguale e contraria tensione con la teoria democratica la troviamo anche nella tradizione invece più del liberalismo degli interessi, attento per esempio in questa fase politica a proposte più tecnocratiche forse che non democratiche. Ciononostante, quindi questa è la mia, può essere come dire, no, la mia interpretazione di limite. Altri invece potrebbero sostenere che un'idea ipertrofica dello Stato, come quella di Ferraioli, come promotore soprattutto dei diritti sociali, è problematica rispetto proprio alla questione dei limiti al potere. Uno Stato che non è sufficientemente limitato perché ha troppe prerogative, questa è la linea di Nozick, no? Potrebbe andare in questa direzione. E a questo punto l'opposizione proposta da Portinaro fra un liberalismo degli interessi e del mercato globale, io ho letto un po' di note che andavano anche un po' oltre ad alcune cose che sono state riportate nella relazione, che per forza di cose doveva essere più breve, tra un liberalismo degli interessi e del mercato globale e un liberalismo dei diritti e della cittadinanza universale, a me pare a questo punto centrale per discutere un po' anche l'attualità della teoria liberale e del liberalismo politico in senso più stretto, e mi verrebbe da dire che non è tanto il liberalismo dei diritti, sia pure ipercostituzionalista come quello di Ferraioli, a mettere in particolare a repentaglio il liberalismo, prima di tutto perché al momento il liberalismo dei diritti non mi pare affatto egemone, non mi pare godere di grande fortuna nel campo liberale, dominato invece dall'altra tradizione di pensiero, che è quella appunto del liberalismo degli interessi. Del resto l'espressione neoliberalismo o neoliberismo, dalla quale Portinaro si è comprensibilmente tenuto a distanza, visto la vaghezza e spesso l'inconsistenza teorica degli usi che se ne fanno in letteratura, però mi pare che si affermi nel dibattito delle scienze sociali proprio per indicare una certa egemonia nel campo liberale di una determinata tendenza di trasformazione, della torsione del campo liberale. Del resto, se da un lato comprendo la critica di Portinaro alla distinzione di Ferraioli fra diritti fondamentali e diritti patrimoniali, i primi, mi sono portato Ferraioli ma adesso non faccio citazioni perché non ha senso, i primi, dice Ferraioli, sono universali e indisponibili, quelli fondamentali, mentre i secondi sono singolari e disponibili. Capisco cioè cosa intende Portinaro quando parla della distanza da Locke, per esempio, perché è costituita una gerarchia, questo è ovvio, i diritti fondamentali sono più importanti dei diritti patrimoniali, ma segnalo però che i diritti patrimoniali sono pur sempre diritti soggettivi garantiti dallo Stato. Quello che sta dicendo Ferraioli è che un diritto alla libertà d'espressione o il diritto all'educazione è un diritto universale, cioè garantito a tutti e non
solo a singoli, ed è un diritto indisponibile perché non lo posso cedere, non me lo posso vendere, me lo garantisce la Costituzione e perciò è mio, mentre il mio diritto di proprietà nei confronti della mia casa è un diritto singolare perché è mio e non di tutti, ed è un diritto disponibile perché io la casa me la posso vendere. Evidentemente poi a questo si aggiunge una gerarchia, questo è chiaro che in Ferraioli c'è e che lo distanzia certamente da alcune forme di liberalismo classico. D'altro canto però il prefisso neo, quando si parla di liberalismo, di liberismo, rimanda in fondo anche questa a una qualche discontinuità con il liberalismo classico. Il liberalismo classico per esempio proponeva il criterio del merito in opposizione a quello del rango contro i nobili, al contrario di molte teorie contemporanee dove il criterio del merito o addirittura lo strano neologismo meritocrazia viene contrapposto al criterio del bisogno. Del resto, mettere in contrapposizione welfare e libertà, sia pure in un discorso molto neutro, molto pacato come quello di Portinari, a un certo punto è venuto fuori, no? C'è un certo contrasto, troppo welfare comprimerebbe, secondo alcune teorie, gli spazi di libertà. Inoltre, l'alleanza del cosiddetto neoliberalismo, insomma, liberalismo degli interessi, con le forze tradizionalmente conservatrici, cosa che spesso è capitata negli ultimi decenni, mette in seria discussione, a mio parere, proprio la teoria classica della limitazione del potere, costruendo una strana teoria dello Stato minimo ma forte. Uno Stato che è minimo, perché da un lato non deve intromettersi nell'economia, ma dall'altro è forte. Deve rafforzare le posizioni, fa la guerra innanzitutto, spesso e volentieri, e poi deve rafforzare le posizioni apicali nei ruoli di governo. La cosiddetta teoria della governabilità è stata più volte, no, ripresa da tanti sedicenti liberali che ce la ripetono ogni volta che si tratta di fare l'ennesima riforma costituzionale in Italia, che poi per fortuna spesso finisce per naufragare. Questo per dire che criticando Nozick, che a voler tirare per la giacchetta i classici ce n'è finché mai di, come dire, mettere in discussione genealogie di famiglie, appunto, come abbiamo detto, molto eterogenee e molto complicate da definire e da ristabilire. E così arrivo alla mia conclusione, che è una conclusione invece sulla cosiddetta minaccia esterna, cioè su quanto il liberalismo sia di fatto messo oggi sotto scacco, questa è un po' la tesi introduttiva di Portinaro, da nuove forme di populismo. Populismo è un altro, se liberalismo è un mismo confuso, populismo è ancora più confusa e abusata come parola. Però, secondo me, non possiamo prescindere dal fatto che il dibattito politico attuale mette sotto i riflettori una torsione della parola, degli usi della parola libertà, che è sotto i nostri occhi in maniera evidente in questi mesi, in queste settimane, in questi mesi, ma che ha, secondo me, radici più profonde. Portinaro l'ha detto bene, la genesi moderna della nozione di libertà non è prerogativa esclusiva del liberalismo, ma mi viene da dire che a un certo punto la proposta liberale è stata vincente rispetto a quella religiosa, quella repubblicana, soprattutto quella repubblicana, ma che poi è tornato, come dire, è ritornato in tempi più recenti, ma in fondo forse anche a quella religiosa. Eppure oggi ci troviamo di fronte al paradosso, direi, di vere e proprie rivendicazioni illiberali di libertà, dove per i liberali non mi riferisco né alle definizioni religiose, nonostante una certa ambiguità di alcune gerarchie ecclesiastiche, né alle libertà repubblicane, che non mi sembra godano tanta fortuna nel dibattito pubblico, ma neanche alle libertà di tradizione socialista o addirittura anarchica. Mi pare piuttosto che la nozione di libertà oggi sia reclamata da destre estreme, demagogiche, quelle che Portinaro ha chiamato le destre demagogiche, sotto l'insegna di egocentrismi antipluralisti. Il ritorno alla parola pluralismo, che secondo me è fondamentale, la cui messa in scena l'abbiamo vista in tempi recenti, gli assalti al Parlamento americano, l'assalto alla CGIL di Roma,
Un particolare tipo di libertà, quello, se posso permettermi, certamente più vicino alla tradizione libertarian o anarcho-capitalista, e negli Stati Uniti è anche abbastanza facile ricostruire la genealogia, non dico diretta, ma insomma che porta alcuni movimenti cosiddetti libertari fino agli assalti trumpisti di Capitol Hill, è un tipo di libertà che perde in qualche modo i connotati politici tipici della vicenda della storia europea della libertà che bene ci ha ricostruito Portinaro, abbastanza in linea secondo me con l'insofferenza nei confronti dei limiti costituzionali di cui parlavamo prima, parlando di una certa destra. Una libertà che si concilia perfettamente, questo è il paradosso più incredibile secondo me, con le istanze di ordine e di sicurezza proprie dei movimenti xenofobi e autoritari che tanta fortuna hanno in Europa e fuori dall'Europa. Quindi io da un lato capisco l'insofferenza di Portinaro sulla contrapposizione radicale fra due diversi fondamentalismi, quello del liberalismo degli interessi e quello del liberalismo dei diritti, ipercostituzionale. Però lascio a voi giudicare se a contrastare la deriva illiberale della libertà di oggi sia più efficace il liberismo del mercato o quello dei diritti, la cui matrice di quest'ultimo, liberal-socialista, liberal direbbero gli americani, è attenta alla questione sociale, a contenere le diseguaglianze economiche, a garantire i diritti delle minoranze. Grazie. Bene, grazie anche a Massimo Cuono. Direi che abbiamo più che a sufficienza di spunti, osservazioni, però io direi provocazioni per... Io non vedo, sentiamo il vasto pubblico presente, ci sono nella chat, perché io non vedo la chat. Sentiamo, aspettiamo un minuto. Non ci sono, a questo punto sollecito appunto il vasto pubblico presente a intervenire, a preparare il terreno per le controdeduzioni di Pierpaolo Portinaro. Là ci sono i microfoni già pronti. Che domande di chiarimento, Qualche cosa sono state. Sì. O possiamo anche utilizzare, sì. Bisogna forse meglio venire qui per non parlare alla telecamera. Se poteva approfondire la critica all'utilitarismo che ha menzionato verso la fine del suo intervento, questa era. Bene, in questo modo abbiamo allargato ulteriormente l'area delle questioni da affrontare nella controdeduzione. Prego. Ma avete detto tante cose che mi trovano d'accordo e che semmai evidenziano dei vuoti, delle lacune nella mia esposizione, che è stata molto schematica, no? E cominciando dall'intervento di Lorenzo Mornati, su Pareto siamo perfettamente d'accordo, del resto lui è l'autorità in materia ed è ormai discusso biografo accreditato di Pareto. Il riferimento al protestantesimo di Nevrino, pure lì sì, certo, tocca ho lasciato fuori, che riguarda tutta la questione delle matrici religiose, in particolare riformate, no, del liberalismo, che è storia enorme, e come il processo di secolarizzazione
abbia inciso a sua volta sulle trasformazioni, no, del liberalismo. Dibattito che si comincia ad addensarsi già a fine Ottocento, inizio Novecento, da un lato con le tesi di Weber a cui ho fatto riferimento, ma adesso aggiungerò allora il libretto, il saggio, il piccolo libro di Georg Jellinek sulle matrici religiose delle grandi dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del cittadino, da cui scaturì anche una grossa polemica. E qui indubbiamente è un campo che va approfondito e indagato convenientemente, ma che certamente in qualche modo porta altri elementi a sostegno di quella ricostruzione estremamente variabile e che metteva l'accento più sulle discontinuità e non sulla continuità di una tradizione che io vi ho proposto. Io devo dire le azioni di massimo sono poi in larga misura d'accordo. Forse poi divergiamo su una valutazione politica dell'uso dell'ipercostituzionalismo si può fare, che a mio giudizio rischia di rafforzare con le sue rigidità, soprattutto con questa rigidità antidemocratica in fondo, che riguarda questa sfera dell'indecidibile che le Costituzioni attraverso le loro dichiarazioni dei diritti, attraverso tutta l'assiomatica dei diritti che poi la teoria vi ricava. Ecco, io ritengo che questo elemento di indecidibilità espanso in questa misura costituisca in realtà uno degli elementi che contribuiscono alla destabilizzazione delle democrazie o alle reazioni in termini populistici. Perché il populismo è, fra le altre cose, anche questo, no? Una rivolta nei confronti di una democrazia pluralista, liberale, sì, ma soprattutto costituzionalizzata, dove costituzionalizzata vuol dire che in ultima istanza le garanzie vengono rimesse alla tutela di un potere particolare, che è il potere giudiziario, o dei poteri affini al potere giudiziario, il potere delle corti costituzionali, le autorità indipendenti, eccetera, eccetera. Il populismo contemporaneo, che ha comunque su questo anche alcune affinità, per esempio, con il populismo meno, il populismo latinoamericano e meno naturalmente con il populismo russo, in queste stanze studiato prima da Franco Venturi, ma insomma riproposto in alcune discussioni, in alcuni convegni. Ebbene, però certamente il populismo americano di fine Ottocento e Novecento in fondo manifestava già una reazione che andava nei confronti di una nuova interpretazione della democrazia americana che facesse più leva sulla Costituzione, su un ruolo più invasivo della Corte Suprema. In fondo i grandi dibattiti sul rapporto diritto politica e potere legislativo, potere giudiziario datano negli Stati Uniti proprio da questa stagione, ed è significativo che molti di questi autori della, del,
libertarianism contemporaneo facciano proprio anche riferimento a posizioni di quegli anni. Quindi, ecco, la mia perplessità riguarda questo, appunto, un po' di sconcerto per vedere che pur con una strumentazione molto raffinata da parte di Ferraioli, assai meno raffinata in tanti autori neoliberali o libertari del dibattito contemporaneo, e in fondo allo stesso Nosi, che come filosofo Chapeau era un fine studioso analitico, ma in quest'opera, che è quella che politicamente ha avuto successo nella sua produzione, quella anche più facile da capire per i laici, in fondo usava una teoria abbastanza rudimentale dei diritti fondamentali come diritti naturali, che poi è stata ulteriormente, popolarizzata e quindi anche un po' banalizzata dai libertari che sono venuti al seguito. Giusto è la sottolineatura dell'elemento pluralismo, io non mi ci sono soffermato, semplicemente l'ho dato per incluso quando ho fatto riferimento alla complessità delle articolazioni del liberalismo degli interessi, no? Che ovviamente, così come quando usiamo queste formule, liberalismo degli interessi e liberalismo dei diritti, poi ci dobbiamo subito chiedere quali interessi di chi, quali diritti appartenenti a quale categoria, civili, politici, sociali, quale ulteriore generazione. E quindi ovviamente le cose sono più complicate, ma il pluralismo sta proprio all'interno di quel recinto. Ecco, forse una cosa che avrei voluto dire e che poi non ho nemmeno menzionato è che a complicare il quadro del dibattito novecentesco interviene anche un'attenzione per due altre componenti che troviamo espresse in quel testo politico importante della letteratura politica di metà Novecento, che è il famoso discorso del 6 gennaio 1941 di Roosevelt sulle quattro libertà, no? Dove curiosamente, quali sono queste quattro libertà? Le prime due sono la libertà di religione e la libertà di espressione, quindi le classiche proprio libertà delle origini del liberalismo. Le altre due sono la libertà del bisogno, e quindi ecco qui la democrazia che incomincia a fare i conti con le istanze socialiste, che negli Stati Uniti diventeranno libero, no, però è sostanzialmente quello. E la quarta questione di libertà fondamentale che lui pone, la libertà dalla paura, che è un altro tema che noi oggi troviamo estremamente rappresentato nei dibattiti sul liberalismo contemporaneo, che sono ossessionati dal capitalismo della sorveglianza, dalle forme di controllo, dal sorvegliare e punire, insomma, diciamo, lo Stato così come ce l'hanno presentato Foucaultiano, e poi tutta l'altissima deriva biopolitica che è ossessionata da questo tema. Ossessionata, dico, perché io vi avverto delle estremizzazioni, delle esagerazioni, poi non è che i problemi non ci siano, così come quando Roosevelt poneva la questione della libertà dalla paura, 1941, eravamo all'interno di un conflitto che stava sconvolgendo il mondo, da cui sarebbe venuta fuori
la bomba atomica e da cui sarebbe risultato un certo assetto che è stato l'assetto che ha accompagnato la rinascita del liberalismo nel secondo dopoguerra, che è stato un liberalismo che si è sviluppato sotto l'ombrello anche dell'equilibrio del terrore, cui la paura diventa effettivamente un tema rilevante. Quindi anche questo andrebbe adesso inserito in questa ricostruzione. Ma su altre osservazioni che hai fatto mi trovo assolutamente d'accordo. Un ultimo punto sull'utilitarismo, no? In effetti il liberalismo classico si sviluppa in ambito morale, ma lasciamo da parte il liberalismo economico, il liberalismo politico e giuridico, prendiamo quell'altra parte del politico, Pietro, che è il liberalismo etico. Si sviluppa bilanciando teorie, confrontando, facendo confliggere teorie diverse. Il giusnaturalismo che evolverà fino a diventare teoria deontologica della morale in Kant, e invece prima ancora e più profondamente l'utilitarismo. Io a lezione, quando parlo di Hobbes, dico Hobbes è il grado zero del liberalismo per tante ragioni. E beh, Hobbes ha già una visione utilitaristica quando dice nello stato di natura la misura del diritto è l'utilità, è il gradino che poi porterà a Locke, che poi porterà a Hume e porterà al dibattito illuministico sulle utilità, per arrivare, ma qui si è andati poi già oltre in direzione di una teoria più esigente della democrazia con Bentham. Molto semplicemente, ecco, teniamo sempre presente che quando noi ragioniamo delle nostre democrazie liberali in termini morali, sappiamo che stiamo ragionando di un composito, di un complesso, di un costrutto che ha due anime. Le democrazie non si possono pensare prescindendo da un'etica utilitarista. Cosa fanno le democrazie? Cercano di massimizzare il bene del maggior numero, quindi sono in questo tutte inguaribilmente bentamiane o bentamisse. Dall'altra parte le nostre democrazie, in quanto sono democrazie costituzionali e le costituzioni contengono i cataloghi dei diritti fondamentali, e quei diritti fondamentali sono quelli che si difendono con l'argomentazione kantiana che l'individuo è fine e non mezzo e non strumento. Noi vediamo che le nostre democrazie dal punto di vista etico sono dei mircocerni che tengono insieme due teorie morali che i professori di filosofia morale ci hanno sempre insegnato sono due cose opposte che fanno pugni. E difatti Kant faceva pugni con Bentham e con il nostro povero Beccaria, era considerato proprio l'esempio di cosa non si dovesse fare in teoria morale, e Hegel va dietro a Kant da questo punto di vista nel trattare malissimo gli utilitaristi. Quindi ecco, intanto dobbiamo tenere presente questa ambiguità che è all'origine, nel senso che le prime teorie liberali miscelano teoria delle utilità e teoria dei diritti, e così nel punto d'arrivo, perché le nostre democrazie non possono prescindere da quella commissione. Ho fatto il riferimento però nell'esposizione all'utilitarismo in particolare quando ho detto che c'è un decennio che è abbastanza significativo per la nostra rilettura
del dibattito contemporaneo, che sono gli anni 70 del Novecento, in cui appaiono quelle opere. Ebbene, è abbastanza significativo che i due poli opposti, John Rawls, teorico libero, e il libertario anarco-liberale Nozick, sono accomunati entrambi da una polemica battuta insistente contro l'utilitarismo. Anzi, quasi quasi paradossalmente è più anti-utilitarista Nozick, che è un autore di destra, che quindi sembrerebbe più vicino al mercato, eccetera, eccetera, di quanto non sia Rawls, che insomma critica il liberalismo, ma lo critica con un certo garbo, con i guanti, insomma, vede anche gli elementi che dell'utilitarismo sono irrinunciabili, perché probabilmente anche lui capiva che in fondo le democrazie, se gli togli questa nervatura utilitaristica, eccetera, rischiano veramente di collassare su un costituzionalismo ipernormativo che poi non gestisce i problemi reali. Ecco, questo mi sembra che sia il punto che va approfondito. Ecco, adesso poi sappiamo che le teorie dell'utilitarismo sono tante, no? L'utilitarismo dell'atto, della norma, e quello possiamo scatenare a vedere tutte le complicazioni del discorso morale, ma è sicuro che l'intransigenza liberale nel mondo contemporaneo è rimasta ancorata a questa battaglia anti-utilitarista, che segna poi anche spesso una frontiera rispetto a studiosi che invece provengono da discipline diverse, non dal diritto, non dalla filosofia morale, come gli economisti, che in fondo a quell'altra, alla dimensione utilitaristica, non possono rinunciare. Siamo ancora una volta, professor Pierpaolo Portinaro, non soltanto per la relazione, ma anche per queste illuminanti considerazioni finali che hanno ripreso i temi fondamentali della relazione, hanno vieppiù acuito il carattere, diciamo, di attualità delle metamorfosi del liberalismo, le sue contraddizioni interne, fruttuose naturalmente, e in qualche modo motore di elaborazione futura delle prospettive politiche. Con questo ringraziamo naturalmente neo Einaudi Fellow professor Pierpaolo Portinaro, ringraziamo i due discussant, i colleghi Cuono e Mornati, che ha partecipato da remoto superando le difficoltà tecniche. Ringraziamo il pubblico che ha partecipato in presenza. Formulo personalmente l'augurio che la prossima occasione si svolga per tutti in presenza, che questo momento, diciamo, di sbandamento dalle molteplici implicazioni sia presto superato anche nella nostra vita intellettuale di scambio di idee. Con questo auguro a tutti una buona serata.